Ci sono dolori semplicemente fastidiosi, come una puntura di zanzara, un sorso di caffè bollente, battere il mignolo contro il solito spigolo del letto. Esistono invece dolori che galvanizzano e rendono euforici. Un placcaggio a rugby da cui ti rialzi più forte, quel gancio sinistro in piena faccia sul ring per cui reagisci e vinci l'incontro, lo sforzo intenso dei muscoli nel momento in cui sali in vetta. Lieve, leggero, acuto, persistente, battente, cronico, oppure una combinazione tra acuto e cronico. E poi dolori che tormentano, che limitano, che opprimono. Ma come si giudica il dolore di chi soffre per un altro? Come si chiama il dolore che provo per te? Che cos'è il dolore? Come si misura? Come si vive? Come si controlla? Sbattere il mignolo proprio contro il solito spigolo del letto, scusa, via. Come si controlla? Come si controlla? Come si giudica? No, cazzo. Sì. Allora, riprendiamo da qui, vai. Ma cazzo, è la memoria, te lo giuro, via. Una puntura di zanzara. Porca puttana, vacca! Un sorso di caffè bollente. Come si controlla? Cazzo, la memoria. Un'altra. Vabbè, ancora continuata. Sì. 3, 2, 1.